Perché come ogni domenica c'è Billy, la nostra rubrica dedicata alla lettura. Buona domenica. Cominciamo con il romanzo di Simona Sparaco, Le vite e i destini in un condominio di Berlino, le storie che nascono dal coraggio di raccontarsi e fare i conti con chi si ama. Dall'incendio in questo palazzo di Kreuzberg a Berlino cosa si salva? L'incendio che affrontano i miei protagonisti è un incendio simbolico, esistenziale, fuori controllo come la vita. È una grande prova che costringe i miei protagonisti a guardarsi dentro, quindi si salvano forse proprio le parole che non sono riusciti a dire, le parole che restituiscono loro un'identità. Il silenzio delle parole quanto pesa per loro? Ci sono parole e segreti che non riusciamo a tirare fuori e che pesano più di altri, soprattutto tra genitori e figli. Ogni genitore, ogni madre, padre ha un segreto nei confronti di un figlio e ogni figlio ha un segreto nei confronti di un genitore. Però ci sono segreti che pesano più di altri e che, quando il tempo stringe, se non riusciamo a tirare fuori, rischiano di venire sostituiti da grandi rimpianti. Il coraggio dell'amore è una medicina? Per tirare fuori quelle parole, per riuscire a dichiararsi, a dichiarare la nostra identità alle persone che amiamo, ci vuole molto coraggio. Una storia che ci fa amare la libertà. Un romanzo scritto da Marco Malvaldi, ma non da solo. È scritto a quattro mani in collaborazione con Gligan Muri, un mio allievo di una scuola di scrittura in carcere, con il quale abbiamo voluto raccontare semplicemente una storia.